Oggi sono tutto elettrizzato e contento perché mi hanno assegnato una nuova mansione. Infatti, da oggi, oltre a presentare il telegiornale come di consueto, mi hanno messo anche a pulire i bagni dell'azienda. Questo mi dà veramente orgoglio perché sto facendo dei gran passi con la mia carriera e sono sicuro che potrò ambire presto alla funzione di direttore generale. Ma adesso diamo subito spazio al TG e alle anticipazioni delle notizie flash del giorno. Buona visione! Questo signore di Megliadino San Vitale stava facendo provare alla nonna il fucile da caccia nel caso di sgradevoli visite da parte di ladri o malintenzionati, ma non ha considerato il rinculo dell'arma e la vecchia è rimbalzata via come un'anguilla. San Giovanni Lupatoto voleva fare un salto con lo skateboard su una pedana improvvisata, ma l'amico Evete aveva un fisico da domatore di vongole. Cardano al campo. Stava provando la nuova tastiera da 1800 euro appena acquistata, ma ha risparmiato sul cavalletto. Bestemmie in do maggiore. Lago di Fimon. Voleva fare un lancio lunghissimo per prendere la trota più grande del lago, ma ha calcolato male le distanze e ha preso solo da Bauco. Agugliaro. Questi due signori stavano tornando a casa dopo aver bevuto 4 ettolitri di prosecco, ma a un certo punto sono inspiegabilmente finiti nel fosso. Il guidatore aveva un tasso alcolico di 0,30, scusate, di 30,0. Cavallino. Questa mamma premurosa stava insegnando ai due figli come tuffarsi in piscina. Il primo figlio sta già imparando bene la tecnica e si tuffa agevolmente, mentre il secondo, a 8, non ha capito proprio un'ostrega. Questo povero ragazzo di due carare si era recato al pronto soccorso per farsi medicare dopo una brutta caduta dalla scala, ma si è seduto troppo vicino al bordo del lettino, cadendo come un mona. L'infermiera se l'è fatta in braghe da ridere. Sorriso. Questi due ragazzi giocavano a Formula 1 con i carrelli della spesa, ma l'amico li ha spinti in massa forte e si sono spaccati tutti i denti dosso al muro del supermercato. Selvassano dentro. Questo signore aveva dei piccoli problemi di equilibrio dopo aver bevuto la pensione al bar. Voleva attaccarsi sulla rete, ma è cascato in terra come un caco smarso. Questa ragazza di Alonte stava facendo un balletto su TikTok, ma purtroppo è caduta e ha inquadrato il padre mentre si puliva i denti. Gran torto. Voleva tuffarsi dal ramo di un albero che però era smarso. Figura da mamaluco. Alleghe. Voleva fare il figo pattinando sul lago ghiacciato, quando la fortuna gli ha voltato le spalle ed è caduto come un merluzzo nell'acqua gelida. Le culatte si sono scongelate dopo 18 ore. Verbania. Sono saliti in quattro in un pedalò da due persone ed erano anche imbriachi come i squali. Il più scaltro dei quattro è riuscito a mettersi in salvo, mentre per gli altri tre insulsi l'epilogo è dei peggiori. Caduta nell'acqua fredda del lago, con conseguente raffreddore e cagotto fulminante spray per tutti.